È la prima volta che viene a Ischia? Sì. Le sue impressioni negative o positive dell'isola? No, positive. Anche per lei è la prima volta che viene a Ischia? Allora, per me è la seconda volta, vengo da Modena, sono ritornata perché ci siamo trovati benissimo l'anno scorso. Le impressioni sono positive per quanto riguarda proprio l'ambiente paesaggistico, il calore della gente, l'ospitalità. L'unica cosa quest'anno, lamento un po' l'acqua inquinata. Mentre l'anno scorso era acqua cristallina, trasparente, quest'anno invece è stato un dato un po' incerto. Lei pensa di ritornare l'anno prossimo? Sì, sì, me lo auguro, sì. Per lei anche per l'anno prossimo? Sì, sì. Grazie. Bene. E volevo proporre una cosa, se possibile, un po' di animazione in più sulle spiagge, soprattutto per i bambini. Quello che è offrire anche, visto che siamo stati a questi parchi termali dove si paga quasi tutto in buona parte, abbiamo delle risorse naturali, cerchiamo di sfruttarle anche per incentivare il turismo e offrire qualche servizio anche non a pagamento. Questo. Grazie. Buongiorno. Lei da dove viene? Da Pozzuoli. È la prima volta che viene a Ischia? No. Vengo molto spesso perché ho vissuto qui per 15 anni e quindi ogni volta che posso torno, qui ho mio fratello eccetera, quindi vengo spesso. Quali sono state le impressioni negative o positive dell'isola? Allora, per quanto riguarda le cose positive, a me piace tutto di Ischia, soprattutto il mare, il paesaggio, il cibo. Io sono innamorata di Ischia. Quindi mi piace tutto. Quello che non mi piace è certi tipi di accoglienza in certi alberghi che vanno troppo a risparmio, secondo me. Considerati i prezzi, il servizio spesso è scadente. Pensa di ritornare? Sì, io torno comunque sempre, sì, certo. Però magari la prossima volta o vado a casa di mio fratello oppure vado in altri posti che conosco. Quest'anno sono venuta un paio di giorni perché devo andare ad un battesimo e quindi non avendo trovato posti in altre alberghi, sono capitata in un albergo dove non ero mai stata, però non ci torno. Ok, grazie, arrivederci. Buongiorno, lei da dove viene? Da Napoli. È la prima volta che viene a Ischia? Dopo 20 anni. Quali sono le impressioni negative o positive dell'isola? Positive che è sempre bellissima, è sempre molto bella, su questo non ci sono parole, però per quanto riguarda poi l'impressione negativa vedo un po' in uno stato di abbandono certi luoghi, ospitalità dove sono stata, non è che, oddio, come dire, la vista è bellissima, non c'è niente da dire, su questo non ci sono parole. Però un po' fa discendere le camere, il servizio lascia un po' a desiderare, ecco, questo ho notato. Il traffico direi che è migliorato rispetto agli anni scorsi, però dal punto di vista paesaggistico è meravigliosa questa isola, è bellissima, siamo veramente dei fortunati ad averla. Pensa di ritornare? Penso sì, di ritornare, visitarmela tutto, perché sono stata 20 anni, ero molto giovane, non me la sono potuto godere, quindi adesso la vorrei visitare proprio in ogni piccola parte, perché è stupenda. Va bene, grazie signora. Buongiorno, è la prima volta che viene a Ischia? Sì. Lei da dove viene? Io vengo da Roma e ci tenevo a dire, la prima e anche l'ultima volta che vengo a Ischia. Le sue impressioni negative o positive dell'isola? Ma diciamo che un'isola, diciamo, bella vista da lontano, però una volta poi sul posto c'ha tanti nei, a iniziare dalle spiagge che sono inesistenti,
perché qualcuno ha pensato bene di costruirci sopra in quei pochi spazi liberi. Il mare non è niente di che, e noi veniamo da Roma, abbiamo la spiaggia di Ostia che l'avevamo molto criticata, e se qualcuno mi dicesse domani ti diamo 5.000 euro, ritorni a Ischia, io dico no, te ne do 6, non mi rompi i coglioni, se vuol dire? Sì. Ecco. No, non molto molto delusa dalla sporcizia, dal degrado, e poi non, cioè, tanto rinomata, ma onestamente non ci vedo niente di che. Mi dispiace, ma la mia impressione è stata piuttosto negativa. Grazie. E per lei invece le sue impressioni negative o positive? Ma anche per me c'è stata tanta negatività, nel senso che è un'isola bellissima dal punto di vista proprio morfologico della struttura e tutto, però curata in un modo proprio abbandonata, perché ho notato una piccola cosa, una stupidaggine, di marciapiedi, già ci sono dei marciapiedi piccolissimi, larghi 80 cm, però su questi 80 cm ci sono piantati degli alberi, le persone con un carrozzino devono andare in mezzo alla strada e poi risalire sul marciapiede. Questa è una stupidaggine, basterebbe tagliare una pianta e ne metti un'altra sopra un metro interno al recinto per poter far camminare la gente bene. Se uno non vede queste cose, pensiamo se possono votare le cose, quelle delle macro, che io non posso vedere da turista, visto che oggi è il primo giorno che sto qui. Però per me è un'isola che per il momento ha perso ogni stimolo per poterci ritornare. Grazie, buona giornata anche a lei.